/Dinja, Zigzagoon è inutile, Dustox, Rip, Surskit, non stiamo piangendo. Oggi abbiamo da affrontare Walter, che è di tipo elettro e ha Pokémon di tipo acciaio. E io non so come andrà a finire. Cattureremo Volbite e Illumise, siamo felicissimi di ciò. Direi che possiamo iniziare? Direi che possiamo iniziare. Sai che forse dovrei switchare, eh? Ok, non c'è problema. Chi è il prossimo? È proprio il Pokémon perfetto per essere purgato da Tagliofuria. Vi ricordo che esiste il September e non è una creatura mitologica, è presente in noi. Sub scontate. Che altro vi devo dire? Tu, sono caduto. Insomma. Ma se fa super suono su Shedinja e si colpisce da solo, ma ammazzo. Goliardicamente, in game, chiaramente. Non è un buon inizio. Ma io come lo batto, Walter? Io mi sto accorgendo che non ho speranze. No, non ho attacco. Ah, vabbè, dubito fortemente che... Se solo avesse avuto un intro forza super efficace, avrei pianto sangue. Allora, siamo giunti a Ciclamipoli. La prima cosa da fare è catturare Volbite in Lumise. Lo so, vorreste morire. Volbite tipo 1%. Anche Surskit era 1%, non vedo quale sia il problema. Allora, vieni qua. Mi confermate che Volbit c'è su Smeraldo? Lui? Cioè, non che mi triggeri come Surskit, però almeno non perdo 20 anni. Dirige i voli dei Volbit che disegnano figure nel cielo. Sono state identificate oltre 200 figure diverse. Pazzesco. 3 su 10 questo Pokémon, orribile come pochi. Perché dovresti cercare Volbit? Perché sto facendo avanti e indietro in questa erba alta? Siamo soli nell'universo? Ma quello che ha creato Volbit e Illumise si era fatto di Matt prima di crearli? Perché non si spiega altrimenti la loro forma storta. Perché sono così quei Pokémon. Porco Maria triatleta. Ma non ho bestemmiato la Madonna, ok? Ho scliccato. No, non faremo. Non farlo. Bravo, fai furia. Fermo. Oh, tutto sotto controllo, signore e signori. Illumise, che mosse mi impara? Fatemi dare un occhio alle mosse Illumise. Attacco rapido. Ripeti. Fa cacare uguale. Affrontiamo sto coso qui. Ok. Dovrebbe essere a posto, ok. Ho già preso troppo infarti per oggi. Illumise è un po' un dito nel culo da usare, anche se ripeti fa il suo. Ma Volbit avrà una bella stab di tipo Coleotter, tipo Segnoraggio. Coda di luce! Azzi, non posso non prendere Volbit. Volbit si trova in Zaffiro al 18%, ma in Pokémon Smeraldo all'1%. Armatevi di pazienza perché ne avrete bisogno. Tra l'altro, non era mia intenzione fare il profumino. Peraltro, metterei davanti il Lumise, magari qualche livello riesce anche a farlo. Ti immagini se becco Volbit con la natura sbagliata? Ah, ma il Coleottero è fisico. Insomma. Cioè, scusatemi, il Coleottero è fisico e Volbit impara Coda di luce, che aumenta l'attacco speciale. E non impara mosse speciali. Ma li ha fatti Bocelli i moveset? Mi ha chiamato 3 volte oggi. Joe, Ale, guardate la doppia. Insomma. Allora, possiamo discutere di quanto è disgustoso lo sprite, il back sprite di Volbit. Fra, è orribile, è un cesso a pedali. Spammazione! Attacca! Sì! Distruggilo! Il Lumise con fascino, guarda che è la giocata per gli switch in realtà, Registrato Isaac Newton sul telefonino. Teoricamente ora dovrei aver tolto tutti gli allenatori fastidiosi. Insettologo? Oddio, ma non si chiamavano... Non avevano un altro nome? Non erano entomologhi? Perché qui li hanno chiamati insettologi? Cioè, oh sì! Ti immagini se becco Volbit con la natura sbagliata? Natura timida. Non molto bene questa situazione, però non ne cercherò un altro. Provo a cercarne un altro. A
Azzi, spam de Creepisauro. La bontà, il sudore, la fatica sicuramente ci hanno portati a questo incredibile risultato. Oh, non me la trollare, natura ti giuro, normale. Vivace, cosa fa? Meno velocità, più difesa speciale. Prendi e porta a casa. Prima o poi doveva succedere. Diciamo le cose come stanno. Prima o poi doveva succedere. No, cioè, vabbè. Ma perché al 6? Ma sei fatto di acidi, Masuda, prima di scriptare sto percorso? Non ho capito. Oh sì, guarda te. Guarda te! Spargi spora turno 1. Pokémon più forte della challenge, signori. C'è niente da fare. Pokémon più forte della challenge, Shroomish parasistema. Ingestibile, fortissimo. Super Saiyan, incredibile. Famiglia vince. Ma sei veramente giovane. Abbastanza forte a tenere testa a mio marito, però. Azzi mi ha fatto l'uscito per tutto il tempo. Braciere. Minchia, non crittare. Ok, perfetto. Giù. Dance. L'incubo della serie, Shroomish. Tu dici, boh, sarà Torkoal de fiammetta. Shroomish parasistema, zio. Intoccabile. Ok, ho capito come va la situa. Bravo, bravo, sì, 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 sì. È quella confusione che si insinua nelle viscere della società. Abbiamo raggiunto il livello 22. Che fai, non ti ci butti un attimo in palestra? Almeno gli allenatori. Medita, it. Stupido. Ah, nabissimo, nabissimo. Vabbè, doppio individua. Oh no, ma sarà un panico sto posto. Non credo che c'entri molto. Però ripensandoci, forse qualche affinità potrebbe averci. Oddio, ma Volbeat poi mi impara onda shock? Vabbè raga, easy, ma tanto coda di luce poi a Brunifoglia la si impara, easy. Ciao Creepy, sono Alessandra. È fatta inculare, no? Gesù bambi, mi dissocio ovviamente, si scherza. Alessandra la salutiamo, cara amica di una vita. Mai sentita, non so perché mi chiami, non saprei neanche identificarla sulla mappa di Pokémon Smeraldo. Dov'è? Voglio vederla. Con i miei occhi. Rare candy. Segno raggio. Ok, ci siamo. È arrivato per caso il momento di perdere. Perché io sono un esperto nel perdere. Parte la sfida di Walter. Oddio, c'ha proprio 4 Pokémon. Facile. Proseguiamo. Orco Diaz. Every step I take you paralyze me. Onda shock. Porca puttana. Attacco. Porca. Che fatica, che fatica. Tutti paralizzati. Non farmi dire cose bannabili, che cazzo. Magneton, livello 22. Ok, il dannetto c'è. Tuono. Dovevo prenderne 25 di antiparalisi. 25. Ok, me ne fotto della paralisi. Onda shock, reggilo, reggilo. Porco due! Curati! Quanto danno mi fa? Perché mi ha fatto così tanto adesso? No, tua madre! Te! Oddio, brutto colpo, sì che bello! Oddio, la bacca! Forse lo mandi giù se lo colpisci! Non trollare! Non trollare! Sì! Sì, che vittoria brutta! Che vittoria brutta, ma io la prendo e la porto a casa! Che schifo! Che schifo! Che schifo! Che schifo! Sì! Non proprio la vittoria più pulita della mia carriera, però ok...